Benvenuti a questo secondo appuntamento che dedichiamo ai fondamenti biblici. Nella prima lezione, nel primo incontro che abbiamo dedicato a questa serie, che porta appunto il nome di fondamenti biblici, ci siamo concentrati sull'importanza e sul ruolo della Bibbia. Io spero che tutti quelli che avete seguito il primo appuntamento abbiate ancora la Bibbia nelle vostre mani. Riuscite ancora a ricordare mnemonicamente la divisione che abbiamo fatto utilizzando le nostre mani tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Chi si fosse perso la divisione, io non la ripropongo adesso, ma vi rimando alla registrazione della lezione precedente in questa sede adesso passiamo al nostro secondo tema di questa sera che è molto ambizioso perché fin quando si tratta di conoscere la Bibbia ne compriamo una, ce ne procuriamo una, la sfogliamo è la cosa, è alla portata di tutti quanti ma il tema di questa sera è conoscere Dio è molto ambizioso. Qui c'è bisogno di molta fede. Ed è la nostra fede che ci consente di dire che Dio ci conosce, Dio ci vede, Dio ci sa, Dio ci guarda. È molto più complicato che siamo noi a guardare, a sapere, a seguire e a vedere colui che noi chiamiamo Dio. Perché è complicato? Perché noi che siamo esseri finiti cerchiamo di conoscere colui che è infinito. Noi che siamo creature terrene cerchiamo di conoscere nel tentativo di conoscere, quindi di parlare di lui. Entriamo in una realtà che è spirituale, perché la Bibbia che è il fondamento e resta il fondamento di questa riflessione, ci dice che Dio è spirito e vita. Ed altrove ci dice che Egli non è un uomo, che non è uno di noi, che non pensa come noi, anzi i suoi pensieri non sono i nostri. Allora noi con questa ambizione però ci affidiamo alla scrittura ma poi ci guardiamo anche attorno perché se da una parte noi vogliamo conoscere Dio è anche volere di Dio che noi lo conosciamo infatti la scrittura e apriamo questa riflessione con un verso dal Vangelo di Giovanni al capitolo 17 al verso 3 dopodiché faremo il nostro programma così recita Giovanni capitolo 17 verso 3 Or questa è la vita eterna che conoscano te il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Questo è un testo che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17 al verso 3 ed è uno stralcio tratto dalla preghiera di Gesù conosciuto come la preghiera sacerdotale. Quindi è desiderio di Dio. La sintesi della vita eterna per Gesù è che noi conosciamo Dio, il solo vero Dio. E nel conoscere Dio conosciamo anche colui che Egli ha mandato. Allora questo è il nostro punto di partenza, sul quale ci poniamo degli obiettivi. Il primo obiettivo è capire, è conoscere chi è. Il secondo obiettivo è rispondere a un quesito, ma Dio esiste? Il terzo, se Egli è un chi che ha un nome, se Egli esiste, come è fatto? Quanti di noi si sono interrogati, ma Dio? Come? Com'è? E poi sbirceremo alla Scrittura e cercheremo di carpire attraverso quelli che sono gli attributi di Dio, di conoscere il suo carattere e la sua volontà. Ribadisco, è ambizioso. Perché tutta la nostra ricerca, tutto lo sforzo di conoscere Dio, è qualcosa che va al di là delle nostre possibilità, perché così come scrive il profeta, il vaso non può dire al vasaio come mi hai fatto. Noi riconosciamo, in quanto esseri umani, di essere proceduti da qualcosa, da qualcuno molto più grande di noi, ma ogni essere umano. Perché è molto più facile credere che non credere nell'esistenza di Dio. Nonostante molti amici protendono per l'ateismo, anche fior fior di scienziati hanno dichiarato che è molto più difficile non credere nell'esistenza di Dio che invece ammettere che Dio esiste. Chi è? al quesito chi è Dio. Noi andiamo ad aprire la Bibbia e noi abbiamo come risposta a questa domanda quattro consonanti che trovate sintetizzate nella slide che vedete in queste quattro lettere. J, H, W, H. Questo quest insieme di consonanti sono note ed è noto come il tetragramma divino, ossia è il nome che viene attribuito nella Bibbia dal popolo di Israele per identificare colui che noi chiamiamo e diciamo di essere Dio. Ricordo a qualcuno che forse non lo ha mai considerato che Dio non è il nome di Dio. Ma Dio non è altro che un sostantivo che noi utilizziamo per rivolgerci, per rappresentare, per identificare colui che è il creatore, l'eterno, colui che è il principio e la fine di ogni cosa, che non ha un nome. Le quattro consonanti sono le quattro lettere che nel momento in cui Mosè Chiamato da questo Dio ad un'opera imponente, maestosa, condurre il popolo di Israele fuori dall'Egitto. Mosè chiede alla voce che gli sta parlando, Mosè chiede a costui che a lui si è raffigurato attraverso un fuoco, dentro ad un roveto, chi dirò che mi manda, chi sei? Ecco le quattro consonanti che ci dicono molto. Non sono il nome, sono le lettere che nella lingua ebraica non consentono di essere pronunciate. Perché queste quattro lettere, io sfido chiunque di voi a provarle a leggere senza vocali, ne viene fuori un suono gutturale. Non riuscirete mai a chiamare qualcuno con questo nome. Cioè, nel tentativo di dire, uh, uh, ci siamo affogati prima di averlo chiamato. E questo ci dice che l'iddio che noi cerchiamo di conoscere non può essere chiamato per nome. Forse anche per dirci che noi siamo incapaci di rapportarci a Lui che Egli ci chiama per nome, Egli ci conosce per nome, Egli è colui che parla a noi. Noi invece davanti a Lui dovremmo fare una sola cosa, restare in silenzio. Già il fatto di poter essere davanti a Lui dovrebbe bastarci, ma siccome noi siamo italiani, noi siamo molto aperti. Siamo molto estroversi, ci pigliamo poi quelli del sud facilmente, ci pigliamo la confidenza con tutti quanti, subito passiamo una volta al voi, oggi lei, ma che lei, subito con il tuo a tutti quanti, e anche con Dio, ehi tu, vieni a fare due chiacchiere con me, non perdere tempo con gli altri, mettiti a mia disposizione, abbiamo tanta e tale fede e ci rivolgiamo a colui che ha questo nome impronunciabile con tanta facilità. Però noi scopriamo dalla Bibbia che egli è il creatore. Noi identifichiamo questo Dio come il principio. Così la Bibbia si apre che nel principio Dio creò i cieli e la terra. C'è un principio per la creazione, c'è un principio per la nostra vita, c'è un principio per la terra, per l'universo che ci contiene. Ma Dio non ha un principio e non ha una fine. Ecco perché uno dei termini che viene utilizzato per identificarlo è l'Eterno. A dire che Egli è colui che è fuori dal tempo. Il tempo è qualcosa che riguarda noi, che nasciamo e moriamo. E il tempo misura la nostra permanenza in questa vita. Il tempo cadenza le nostre giornate. Ma Dio non ha un'alba e non ha un tramonto. Dio non dorme e non sonnecchia, dice la Bibbia. Egli non c'ha l'ora del pranzo quando dice a tutti quanti noi arrangiatevi un pochettino, ho bisogno di una pausa o di un caffè, egli è fuori dal tempo e quindi ogni tentativo di portare Dio nel nostro tempo è farlo simile a noi, ma egli è fuori dal tempo ed è per questo che egli non può essere rappresentato ed è per questo che nel decalogo questo Dio dice a Mosè e al popolo di Israele non farti immagine di cosa alcuna che sulla terra, che nelle acque, che su nel cielo, non prendere qualcosa che appartiene all'esistenza temporale e la utilizzi per rappresentare me, perché io sono fuori da questo tempo. E le quattro consonanti hanno questo significato nella lingua ebraica, colui che è. Colui che è al presente, cioè Dio è. Egli è lo stesso, dice la scrittura, ieri, oggi e domani in eterno. Perché? Perché Egli è fuori dal tempo, egli non muta con il trascorrere del tempo. Egli è sempre al presente. Noi diciamo, ieri ero giovane, ero bello, ero affascinante. Oggi invece le cose. Dio è sempre lo stesso. Dio non è condizionato, non subisce trasformazioni, non subisce mutamenti, perché è fuori dal tempo, ma poi è fuori dallo spazio. Dio non ha una misura. Noi altro che misure, noi abbiamo misure di tutti i tipi. Ciascuno guardi alla sua di taglia di misura, ma poi c'è anche una misura della pressione, c'è una misura della temperatura corporea. Noi misuriamo ogni cosa, ma la misura che più ci dà fastidio è quella corporea, che non è mai a nostro gradimento. Ciascuno di noi occupa uno spazio in questa esistenza. Dio invece è spirito. Il che vuol dire che essendo egli spirito, egli è ovunque. È ovunque. E in ogni tempo. Egli è lo stesso. Egli è fedele. Egli non viene mai meno. Egli non tarda, dice il profeta. Se egli tarda, ma se noi pensiamo che egli tarda perché noi misuriamo il tempo, la scrittura ci dice aspettalo. Ed è per questo che noi comprendiamo che egli non arriva mai in ritardo, ma arriva al momento opportuno. Quindi egli è fuori dal tempo ed è fuori dallo spazio. Ed è talmente fuori dallo spazio che Geremia, uno come noi, nel considerare la sua realtà divina, al capitolo 23, verso 24 del libro di Geremia è scritto, potrebbe uno nascondersi nei nascondigli senza che io veda, dice l'Eterno. Non riempio io il cielo e la terra, dice l'Eterno. A dire: Ovunque tu vai, io ci sono. Eh, questo ci fa ricordare le parole del salmista che si domandava: Dove potrò andare? Salirò sopra i monti? Scenderò ancora negli abissi? Ovunque io vado, tu ci sei. Allora è facile per chi, come noi, ha fede nella Scrittura, ha fatto anche un'esperienza di fede perché poi. L'esperienza di Dio, la conoscenza di Dio è molto legata nell'ambito delle nostre realtà ecclesiali a quello che uno ha sperimentato sulla propria pelle, sulla propria esperienza umana. E alla domanda Dio esiste? Ciascuno di noi per l'esperienza che ha fatto potrebbe dire certo che esiste. Quando ero rovinato, abbandonato, quando nessuno si curava di me, l'amore di Dio mi ha raggiunto, ha trasformato la mia vita. Quando io ero perduto come una delle pecore della casa di Israele, Egli mi è venuto a cercare, mi ha trovato e mi ha posto sopra le sue spalle, mi ha portato alla sua presenza. Questa è legata ad un'esperienza spirituale di ciascuno di noi. Ma la scrittura all'interrogativo Dio esiste ci dice che Dio ha preso l'iniziativa di rivelarsi a noi perché noi non saremmo stati capaci di trovarlo cosa ci dice Gesù nel Vangelo non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi cosa Dice la voce dell'Eterno al profeta: Prima che tu ti formassi nel grembo di tua madre, io già ti conoscevo. Lui vede noi, Lui segue noi, perché Egli è fuori dal tempo, Egli è fuori dallo spazio, Egli è l'Eterno, Egli è il Creatore, Egli è l'Immutabile, vedremo più avanti. Dio ci ama e desidera avere comunione con noi, e per farlo, si è rivelato in quattro modi. Quali sono i quattro modi alla domanda Dio esiste che noi conosciamo la rivelazione di Dio? Uno, attraverso la creazione. Due, attraverso l'istinto, quella che qualcuno chiama la coscienza. Tre, la Bibbia. Quattro, Gesù Cristo. Vediamoli succintamente. Tutti e quattro. Il tempo di queste riflessioni che si limita ad una cinquantina di minuti è una panoramica generale, non vuole essere un corso di teologia sistematica, perché fare un corso di teologia sistematica su Dio ci vorrebbero settimane di studio, di riflessione, di analisi dei testi della scrittura. Ma noi siamo qui per porre dei fondamenti, ponendo la nostra vita davanti allo specchio della scrittura, analizzando quello che è nel nostro cuore e per rafforzare ancora i principi dell'insegnamento ricevuto. Quanti guardano il creato, soprattutto in una, in una serata d'estate con il cielo limpido e si vedono le stelle luccicare? Oppure facendo un'escursione particolare, trovandosi davanti a un panorama mozzafiato, come dipinto dalle mani di un sapiente artista, diciamo, questa è opera delle mani di Dio. Il salmista nel Salmo 8 diceva, cos'è l'uomo? Che tu lo hai fatto. Cioè lo hai posto su quella che è una meraviglia, la tua creazione. Quindi basta osservare quello che è attorno a noi per dire no, c'è per forza qualcuno che ha fatto tutto questo. Come si fa a credere che sia nato tutto da una scintilla primordiale, da un vermetto che è nato dentro all'acqua? O dalla collusione di due pianeti. Sì, sarà pure iniziato così. Ma c'è stata una volontà al di sopra che ha dipinto i cieli, come dice la scrittura, che ha disteso i cieli, che poi ha formato la crosta terrestre, che ha tirato fuori l'acqua. Per cui la creazione, il Salmo 19 dice: I cieli raccontano la gloria di Dio. E il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Poi c'è quella che si chiama la coscienza o l'istinto. Ogni essere umano ha dentro di sé quel barlume, quella fiammella che cerca di far luce nelle tenebre dell'esistenza e dire guarda che c'è qualcuno al di sopra di te. C'è qualcuno che ti può aiutare, c'è qualcuno che è la soluzione dei tuoi problemi, c'è qualcuno che è lo scopo della tua vita. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani al capitolo 1, al verso 18 e 19, così diceva, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Cioè Dio vuole farsi conoscere da ogni essere umano e quindi ha posto qualcosa in ognuno di noi che ci rimanda alla ricerca di Lui. Poi ci sono quelli come noi che credono che Dio ha fatto sì che quelli che lo avessero conosciuto e quindi quelli che avessero afferrato parte di questa rivelazione sono diventati gli strumenti per scrivere una serie di testi che noi conosciamo oggi raccolti in quell'unico libro che è la Bibbia. E l'Apostolo Paolo scriveva a Timoteo, seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, verso 16, tutta la scrittura è divinamente ispirata, utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. La gran parte dei credenti cristiani può affermare di conoscere Dio perché ha letto la Bibbia perché leggendo la Bibbia ha conosciuto le intenzioni di Dio per se stesso, conoscendo la Bibbia è stato sfidato a fare qualcosa e nella sua sfida Dio non è rimasto indifferente, perché Gesù diceva a tutti quanti noi cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, ma l'Antico Testamento dice che egli è ancora colui che si lascia trovare da quelli che lo cercano con un cuore contrito. E poi la Bibbia ci palesa una rivelazione nella rivelazione. Dio ha tanto amato il mondo, Giovanni 3:16, che ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Noi leggevamo all'inizio, sempre dal Vangelo di Giovanni, 17:3, che la vita eterna è che conoscano te il vero Dio. È pur vero che noi siamo tra coloro che non hanno visto Gesù, che non lo hanno ascoltato nella sua permanenza terrena. Ed è per questo che abbiamo bisogno della Bibbia. Ed è in questo testo che noi leggiamo, che molti hanno visto, che molti hanno udito, ma non hanno creduto. Beati coloro invece che seppur non hanno visto e seppur non hanno udito, hanno creduto. E noi spieghiamo questo attraverso l'opera dello Spirito. Santo, il che ci porta a rispondere alla domanda successiva: come è fatto Dio? Una possibile risposta può essere questa. Dio è uno Spirito personale che ha rivelato di esistere in tre personalità distinte, conosciute come Padre, Figlio. E Spirito Santo. Noi incontriamo nel testo biblico queste tre persone. Tutte Dio e non dei diversi. Ecco allora il grafico che vedete nella diapositiva. Il Padre non è il Figlio, ma il Padre è Dio. Il Padre non è lo Spirito Santo, ma il Padre è Dio. Il figlio non è il padre, il figlio non è lo Spirito Santo, ma il figlio è Dio. Lo Spirito Santo non è il padre, lo Spirito Santo non è il figlio, ma lo Spirito Santo è Dio. Qui siamo davanti a qualcosa per molti difficile da afferrare, perché uno dice "Ma com'è possibile? Se tutti sono dei, ma l'uno è diverso dall'altro, allora siamo di fronte a un pluralismo di divinità. Questo è il, uno dei misteri di Dio. Perché, nella Scrittura, noi troviamo che Dio si presenta a noi come Padre. Gesù dirà di se stesso: Chi ha visto me ha visto il Padre. Per noi, Gesù è Dio. E quindi, Gesù ha manifestato Dio in mezzo a noi. Ed è lo stesso Gesù che ha detto. Nel momento in cui doveva lasciare la terra attraverso la morte, poi resurrezione e glorificazione, ha detto: Io non vi lascerò orfani, ma vi manderò lo Spirito Santo che vi guiderà in ogni verità. E lo Spirito Santo per noi non è una forza attiva, non è un'energia che si muove in mezzo a noi, ma è Dio presente in mezzo a noi. È lo Spirito Santo che copre la faccia della terra e quindi reca la presenza divina in ogni luogo, in ogni dove e in ogni momento. Noi sappiamo dalle scritture che il Padre è ancora assiso sul suo trono nel regno dei cieli, dove noi possiamo arrivare solo con l'immaginazione perché ciò che è umano non può contenere ciò che è divino. Seppur larghi, grossi e grassi, restiamo delle persone finite e nessuno di noi può immaginare di contenere l'infinito. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo parla dell'azione dello Spirito Santo in ognuno di noi. Come della caparra dello Spirito. Abbiamo ricevuto una piccolissima parte, siamo stati fuggevolmente toccati dalla presenza di Dio. Ma nessun occhio, dice la Bibbia, può vedere Dio, perché con l'occhio umano che lo vede morirà. Allora Dio, innanzitutto, è Spirito. Ricordiamo le parole di Gesù alla Samaritana. Egli è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. E l'Apostolo Paolo ai Corinzi, popolo greco, ellenico, territori dove c'erano pluralità di divinità, ricordate ad Atene cappelle, cappellette varie che aveva incontrato. Corinto non era da meno, anzi a Corinto c'erano delle belle Montagnelle dove su quei templi realizzati si praticavano culti di varia natura e a costoro Paolo scrive nella prima lettera, capitolo 2, verso 14, l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere poiché si giudicano spiritualmente, quindi le cose dello spirito non possono essere comprese con la natura umana, se preferite, in termini materiali. E ricordate di un uomo che andò di notte a Gesù e gli disse, Maestro. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E tutte le volte che da questo momento voi leggete la vita eterna, ricordatevi del testo che noi abbiamo letto all'inizio. Ora la vita eterna è che conoscano te, il solo vero Dio. Nicodemo va da Gesù e gli dice cosa devo fare per ereditare la vita eterna, o se preferite per entrare nel regno. Quindi per afferrare questa conoscenza, quali furono le parole di Gesù a Nicodemo? Devi nascere di nuovo. Di nuovo. Quindi c'è bisogno per conoscere Dio che dobbiamo morire tutti quanti, reincarnarci. No, noi non crediamo alla reincarnazione. Quando siamo morti è finito il nostro tempo. Non pensate poi di tornare nelle vesti di un animale, di un insetto, no, lasciate queste cose alle filosofie orientali e sfruttiamo il tempo che Dio ci ha donato per conoscerlo. E lo dobbiamo conoscere in maniera personale, perché Dio si presenta a noi come una persona. Gesù ebbe a dire sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 7: Se mi aveste conosciuto avreste conosciuto anche mio padre, il che è per noi una sfida. Dio non vuole che noi lo conosciamo superficialmente, così come possiamo sapere dove abita una certa persona, no? Vi sarà mai capitato di vedere una bella abitazione, quella che non vi siete mai potuta permettere, che avete sempre sognato, che pur facendo tutti i debiti possibili in questa vita non potremmo mai comprare? E passandola fuori avete visto sull'etichetto, sul citofono, un nome. E avete detto, da quel momento, so chi ci abita qua dentro: Signor tal dei tali. Però non l'avete mai visto. E quante volte vi è venuta la curiosità di dire, ma io lo vorrei proprio vedere, sto signor tal detali, che abita qua dentro. Se è una persona che realmente esiste, è una fantasia. Dio si rivela a noi come una persona. Egli vuole che noi lo conosciamo come una persona. Il decalogo si apre con le parole, io sono colui che ti ha tirato fuori dall'Egitto, io sono colui. Cioè, egli, permettetemi l'esagerazione, dovrei dire, è quasi fisicamente presente nel nostro mezzo, ma egli non ha fisico, egli è spirito. Ma la sua presenza è tangibile, è udibile, è percepibile, è avvertibile, perché dove egli passa, Qualcosa accade e il suo agire è nella persona del Padre, nella persona del Figlio e nella persona dello Spirito Santo, ai quali già abbiamo accennato. Ma tutto quello che noi conosciamo di Dio, cerchiamo poi di dargli una forma, di dargli un nome. Facendosi conoscere, quando voi conoscete una persona, facciamo un esempio pratico: quando voi conoscete una persona e questa persona vi fa sorridere, vi fa sentir bene, pensate di lei è simpatica, è gioviale, è di buona compagnia. Quando qualcun altro invece vi sta sullo stomaco, vi provoca fastidio. Cosa dite di quella persona? È fastidiosa, è insopportabile e gli aggettivi, gli attributi che diamo a queste persone non sono a sensazione, ma sono per un'esperienza fatta, quindi per una conoscenza che abbiamo maturato. E poi la conoscenza è soggettiva, quindi ci sta che a me una persona che mi sta antipatica, ad un altro sta molto simpatica che a me una persona invece che è di buona compagnia, per qualcun altro è insopportabile, quindi le cose sono molto soggettive. Per quanto invece riguarda Dio, attraverso l'esperienza, ma soprattutto attraverso la rivelazione della scrittura, vengono dati degli attributi. Cosa sono gli attributi? Sono dei termini che racchiudono determinate qualità. Ci sono diversi modi di elencare gli attributi. Io in questa sede ne ho preso uno molto sintetica. E sarebbero gli attributi maestosi, o se preferite, di potenza, di forza, e gli attributi morali. Quali sono gli attributi o le proprietà maestose di Dio? Uno, sovrano, onnipotente, onnisciente, onnipresente ed immutabile. Gli attributi invece morali, santo, amore, giusto, buono, sicuramente ne state pensando a tanti altri ancora. Però questo è per darvi l'idea di che cosa sono gli attributi. Quando diciamo che Dio è sovrano, intendiamo che Egli governa sul creato, Egli è il governatore super, supremo dell'universo. In Isaia 46 leggiamo, ricordate le cose passate di molto tempo fa, verso 9 e 10, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio, e molto tempo prima le cose non ancora avvenute. Che dico: il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Colui che governa in maniera suprema è colui che può fare ogni cosa. Egli è colui che dice della terra e lo sgabbello dei miei piedi. E chi governa con potenza assoluta lo fa perché è l'onnipotente. E noi nell'Apocalisse, al capitolo 19, al verso 6, leggiamo Alleluia. Perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare. L Onnipotente, dice che Egli può ogni cosa. Apocalisse 19, verso 6. E altrove la scrittura ci dice che nulla è impossibile a Dio. E poi noi ci ricordiamo, guardando a questo Dio che conosciamo in piccolissima parte, ma che ogni giorno vogliamo conoscere di più, ci ricordiamo che ogni cosa, o se preferite, che tutto è possibile anche a chi crede ma non perché lo facciamo noi, perché noi crediamo che lui può fare ogni cosa. Se lui può fare ogni cosa, chi crede vedrà ogni cosa compiuta e fatta da Dio. Atti capitolo 15, verso 18 ci ricorda: A "Dio sono note da sempre tutte le opere sue", il che ci consente di dire che egli è onnisciente, che egli conosce ogni cosa. E poi l'abbiamo già detto Egli è onnipresente. Proverbi capitolo 15, verso 3: Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo per guardare i cattivi e i buoni, per guardare quelli che credono in Lui e quelli che non credono in Lui, perché Egli non fa distinzione, Egli è interessato ad ogni creatura. Egli è il Creatore, Egli è il Padre di tutti. Egli è l'immutabile. Malachia, capitolo 3, verso 6, io sono l'eterno, non muto. Egli rimane lo stesso di ieri, di oggi e in eterno. Vediamo qualcosa degli attributi morali. Santo, innanzitutto. E Isaia capitolo 6 verso 3, nella visione del trono di Dio, il profeta Ode, Santo, Santo Santo, è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Egli è santo nel suo carattere, perché Egli è puro, Egli è. E Dio, non possiamo concepire che Lui vi sia il male, che Lui vi sia la malvagità, che Lui vi sia la menzogna. La scrittura ci dice che Egli è verità e che il bugiardo, il menzognero è il nemico delle anime nostre. Tutti conosciamo il verso. Dell'epistola di Giovanni, dove leggiamo Dio è amore, il testo che è alle mie spalle e che è in tutte le nostre chiese. E l'amore è la più grande rivelazione che Dio ci ha dato di se stessi. Oggi tutti quanti riconosciamo di aver bisogno di amore. Non c'è persona sulla faccia della terra che non abbia bisogno di essere amata. E il Vangelo ci ricorda, Dio ha tanto amato. Egli è come la chioccia che raccoglie sotto di sé i suoi pulcini. Quindi avvertiamo tutto il suo amore per ciascuno di noi. Ma l'amore di Dio è un amore giusto. Deuteronomio capitolo 32 verso 4, egli è la roccia. L'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio di fedeltà e senza ingiustizia. Egli è giusto e retto. Chi conosce Dio non cerca la vendetta. Anche se qualche testo della scrittura dice lasciate a me, a me la vendetta. Perché la vendetta è un'azione dell'essere umano che nega l'amore, che nega la possibilità di perdono, che nega la possibilità di recupero. E chi cerca la vendetta ha dimenticato di essere stato per primo amato, perdonato, condonato. E sono queste azioni ricevute che ci hanno fatto conoscere che Dio è buono. È grande in benignità, è ampio in compassioni, in misericordia. Il Salmo 107 recita: celebrate l'Eterno, perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Naturalmente, ripeto. Questo vuole essere soltanto un ribadire degli elementi fondamentali, nella speranza che chi ancora non abbia realizzato in sé questa conoscenza di Dio comincia ad investigare la scrittura, comincia ad usare anche la preghiera e a dire se realmente esisti, come sto ascoltando, fatti conoscere fa Che nella mia vita accada qualcosa dove io possa dire Dio esiste. Poi lo puoi credere o meno. Io credo che già il fatto che tu stai ascoltando queste cose sono l'ennesima azione di Dio alla tua vita per rivelarsi. Quando sentiamo il verbo rivelarsi, no? siamo abituati alle sfere magiche, siamo abituati ai misteri che appartengono a certe religioni o a certe filosofie. Ma sapete qual è il senso della parola rivelazione? È svelamento, è togliere il velo. Una rivelazione è la sposa. Alla quale lo sposo alza il velo e la vede nel volto, così come era nella celebrazione del matrimonio ebraico. Dio vuole togliere non il velo che è sopra di lui. Voi che siete esperti conoscitori della Bibbia, quando Mosè è alla presenza di Dio, accade a lui qualcosa di particolare che lo costringe a far che cosa essendo stato alla presenza di Dio il suo volto era talmente radioso che Mosè è costretto a coprirselo cioè siamo noi che davanti alla conoscenza di Dio siamo costretti a coprirci perché quello che egli palesa a noi non siamo in grado di contenerlo e gli altri che non lo conoscono non saranno in grado di distinguere ciò che Dio ha compiuto nella nostra vita. Ed è per questo che nel tabernacolo che fu dato a Mosè c'era il luogo santo e il luogo santissimo, separato da una cortina. E quando Gesù sulla croce rese lo spirito, il Vangelo dice che il velo si squarciò. Ecco la rivelazione. Attraverso la morte di Gesù non c'è più separazione tra luogo santo e luogo santissimo. Attraverso il sacrificio di Gesù, quelli che credono e cercano Dio hanno la possibilità di diventare figli e figlie di Dio. Io in conclusione ho raccolto il testo della confessione. Di Westminster, stiamo parlando della confessione di fede, una delle più antiche confessioni di fede in circolazione ancora utilizzata nella quasi totalità delle chiese riformate. E sul tema Dio, così si esprima la confessione di Westminster, che è un testo preparato dai credenti del tempo è presentato al governo inglese. C'è un solo Dio vivente e vero, il quale è infinito nel suo essere e nella sua perfezione, spirito purissimo, invisibile, senza corpo, senza parti, diverso in natura da noi, immutabile, immenso, eterno che non si può investigare, onnipotente, il solo sommamente saggio, sommamente libero di fare tutto ciò che gli piace, libero da relazioni, limiti o circostanze particolari, che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, immutabile e sommamente giusto per la sua propria gloria sommamente amorevole, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, il rimuneratore di quelli che diligentemente lo cercano, come pure giusto e tremendo nei suoi giudizi, che odia ed abborrisce ogni peccato e che non terrà il colpevole per innocente, tutte cose che abbiamo detto, ma ancora, siccome Dio ha tutta la vita, la gloria, la bontà, la beatitudine in se stesso e da se stesso, è unico, nel senso che è completamente sufficiente, sia in se stesso che per se stesso, non avendo bisogno di alcuna delle sue creature né derivando gloria da esse. Noi abbiamo bisogno di Dio, Dio non ha bisogno di noi. Al contrario, è Dio a manifestare la sua gloria in esse, per mezzo di esse, ad esse e su esse. Egli è l'unica fonte di tutta l'esistenza. Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. Egli esercita un dominio assolutamente sovrano sopra di esse. Al fine di fare per mezzo di esse tutto ciò che a lui piace. Tutte le cose sono scoperte e manifeste ai suoi occhi. La sua conoscenza è infinita, infallibile e non dipende dalla Creatura. Ne consegue che niente per lui contingente o incerto. Egli è assolutamente santo in tutto il suo consiglio, in tutte le sue opere e in tutti i suoi comandamenti. Sia gli uomini che gli angeli, che ogni altra creatura, gli devono tutta l'adorazione, il servizio o l'obbedienza che egli si compiaccia di richiedere loro. Io spero che noi possiamo essere tra quelli che lo hanno conosciuto, che lo stanno conoscendo e che gli vogliono dare tutta l'adorazione, tutto il servizio. Tutta l'obbedienza, e riprendendo un testo dell'Apocalisse a Lui solo, sia tutta la gloria, tutta la potenza, l'imperio e la forza nei secoli dei secoli. Dio vi benedica.